Un uomo di 60 anni ha perso il controllo dell'auto per cause ancora da chiarire mentre percorreva la via Davide Bernasconi a Cernobbio. La vettura è uscita di strada, ha sfondato una rete ed è volata per alcuni metri ribaltandosi. Il conducente purtroppo non ha avuto scampo e i soccorsi, per quanto rapidi, sono stati purtroppo vani. Il tragico incidente è avvenuto poco prima delle 15 di oggi. Edoardo Monno, ingegnere di 60 anni residente a Maslianico, viaggiava da solo sulla sua Audi Q3. Era in un tratto rettilineo quando ha perso il controllo della macchina, che è uscita di strada ed è finita in un campo sottostante. A Cernobbio sono intervenute l'automedica del 118 e l'ambulanza della Croce Rossa locale, oltre ai vigili del fuoco e carabinieri. Per il sessantenne purtroppo non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo. L'uomo potrebbe aver avuto un malore e per questo potrebbe aver perso il controllo della macchina, anche se la dinamica del tragico schianto è ancora al vaglio dei carabinieri di Cernobbio, informato il magistrato di turno in procura a Como, Simona De Salvo. Edoardo Monno, che viveva con la famiglia a Maslianico, era molto conosciuto nel suo paese ma anche in tutta la zona, soprattutto per il suo lavoro in alcune amministrazioni comunali.